importante di tutte è essere credibili. Pensateci anche quando voi vedete un film. Quando è che ridete? Quando è che vi commuovete? La cosa bella di lavorare con i giovani, con i ragazzi, è che sono ancora così pieni di entusiasmo, e tengono le loro passioni vive, quindi il mio desiderio è quello di riuscire a tirar fuori proprio tutto il loro entusiasmo e la loro passione per l'arte, che poi si riversa nella vita di tutti i giorni. C'è un progetto nel senso di fare anche un musical con questi ragazzi? Perché no? Perché no? Sentiremo il maestro Enzo Paolo poi. Però sarebbe fantastico, ovviamente. Ho voluto fortemente l'inizio di questo corso di musical per cantanti, ballerini, attori, in quanto in Sicilia ci sono davvero tanti, tanti talenti. Bisogna sempre studiare, quindi non si finisce mai di imparare. Di certo è una grande opportunità per i ragazzi, perché ormai il musical è una disciplina importantissima, no? E rappresenta un po' il tutto, quindi il ballerino si forma, il cantante si forma, l'attore pure, e quindi è secondo me oggi nel 2023 importante iniziare questo percorso. Pure io sono emozionata, quindi siamo tutti emozionati e onorati comunque di iniziare. Ma noi siamo qui per insegnare a questi ragazzi il percorso del musical, che è totalmente diverso da un percorso normale o canoro o di recitazione o di danza, perché il musical deve essere tutto, comprende tutto, quindi noi dobbiamo dargli questo a questi ragazzi e poi spiegare un po' che cos'è il musical. Molti giovani sono attratti oggi, grazie ai social, attratti a diventare conosciuto, però devono capire i giovani che essere conosciuto è una cosa, diventare famoso ne è un'altra. Quindi noi gli diamo questo. Noi ci siamo sempre riusciti, sono sicuro che ci riusciamo anche qui. Speriamo di riuscire a coinvolgere questi ragazzi e fargli capire che il musical è il futuro. E poi c'è l'aspetto più bello, che è quello formativo. Cioè la